Cari amici e testimoni di Giove Pubblico Generale, un saluto molto affettuoso a tutti voi. Prima di tutto chiedo la vostra comprensione da qualsiasi errore grammaticale di pronuncia che io possa commettere da qui in poi a esporre questo discorso che io vado a dare a tutti voi. Mio nome è Franco Cese Sanguinetti, sono un figlio di genitori genovesi. Oggi voglio considerare con tutti voi un assunto molto interessante anche. Mi ho messo questi occhiali da sole perché la luce che ho qui è molto forte e mi fa male ai miei occhi e mi cieca molto, non vedo bene realmente e mi aiutano molto. Come dico sempre nei miei video, la mia intenzione non è quella di attaccare la società Torre di Guardia dei Testimoni di Geova per un capriccio personale o per un odio che io poteva avere contro la società Torre di Guardia. In realtà io non ho da nessun modo un odio contro la società Torre di Guardia, però non mi piace che la società mi inganni come se io fosse un cretino, e quando qualcuno pretende ingannarmi io mi arrabbio. Mia missione qui in YouTube, caricando i miei video, è quella di far rendere a tutti i testimoni di Geova a investigare, a pensare, usare la testa per riflettere su tutto il cibo spirituale che naturalmente la società Torre di Guardia fornisce ai suoi fedeli come la verità, verità, verità in transito di Dio a tempo debito. Oggi voglio considerare solamente una piccola porzione del DVD Fede in Azione del 2010, uscendo dalla tenebre alla luce meravigliosa, in cui la società Torre di Guardia ci dice che il pastore Russell pubblicò in 1876 nella rivista The Bible Examiner, The Bible Examiner è il nome di questa rivista, una rivista avventista diretta da George Storrs, dove il pastore Russell scrisse un articolo intitolato I tempi dei gentili, quando finirebbero? E così si titola questo articolo. In questo articolo Russell spiega la sua comprensione di questa visione profetica di Daniele 4, circa dei sette tempi di 360 giorni, un anno per un giorno, uguale a 2520 anni, che cominciò presumibilmente nel 606 AEV e finirebbero nell'anno del 1914 d.C., dell'era comune. La società Torre di Guardia, in un modo molto furbo, molto bugiardo e menzognero, pretende fare credere alle persone che vedranno o che già hanno visto questo DVD Fede in Azione 2010, che è l'unico servo di Dio che aveva capito per prima volta questa dottrina dei tempi dei gentili con questa formula del 607 AEV e i 2520 anni e l'anno del 1914 fu il pastore Charles Taze Russell, e che con lui cominciò a insegnarsi questa dottrina dei tempi dei gentili, e che lui lo fece conoscere al mondo nell'anno 1876 nella rivista The Bible Examiner, in questa rivista avventista di George Storrs intitolata The Bible Examiner. In questa rivista, come ho detto, Russell scrisse questo articolo spiegando presumibilmente per prima volta questa dottrina dei tempi dei gentili, e che fa credere in questa DVD che fu lui che aveva ricevuto da Giova Dio, sicuramente basso lo Spirito Santo, questa comprensione per prima volta, per fare capire al mondo e alle nazioni e portare fuori della tenebre alla luce meravigliosa della verità biblica. E guardando questo video uno pensa che fu il pastore Russell che aveva capito per prima volta questa
questa profezia o questa visione di Daniele capitolo 4, dei sette tempi, che lui aveva capito questo e l'aveva pubblicato per prima volta in questa rivista The Bible Examiner nel anno 1876. Vediamo ora molto attentamente questa porzione di questo video Fede in Azione 2010 che vi presento qui di seguito. Ascoltiate bene ciò che dice il narratore di questo video circa dei tempi dei gentili. Ascoltate, mettetevi in vostra mente ciò che egli dice. Rifletteremo insieme questo breve video. Vediamo seguito questo video per piacere. Nel 1876 Russell aveva scritto un articolo sul Bible Examiner intitolato Tempi dei Gentili, quando finiranno? In cui diceva che i sette tempi sarebbero finiti nel 1914. In base al sogno dell'albero, riportato in Daniele capitolo 4, Russell concluse che la dinastia iniziata con il re Davide sarebbe stata ripristinata 2520 anni dopo il suo rovesciamento. In quegli anni non ci sarebbe stato nessun re davidico sul trono. Gli studenti biblici chiamarono quel periodo i tempi dei gentili. Cosa sarebbe accaduto al termine di quegli anni? Ragionavano che, essendo Gesù Cristo l'unico idoneo a sedere sul trono di Davide, sarebbe stato lui stesso a cominciare a regnare nel 1914. Cari amici, come abbiamo visto e sentito dal narratore di questo DVD, Fede in Azione 2010, la società dichiara in questo DVD che Russell concluse per il suo conto, insieme con gli studenti internazionali della Bibbia, che la dinastia iniziata con il re Davide sarebbe stata interrotta 2520 anni dopo il suo rovesciamento. In quegli anni, dice il narratore di questo video, che in quegli anni non ci sarebbe stato nessun re davidico sul trono, e questo è logico, e che gli studenti biblici chiamarono quel tempo come il tempo dei gentili, che era il tempo, il termine di quegli anni. E dice anche che soltanto gli studenti della Bibbia ragionavano che, essendo Gesù l'unico a sedersi in quel trono libero, vacante, questi anni accederono nel anno 1914. Come abbiamo capito, cari amici testimoni di Geova, la società Torre di Guardia vuole fare capire in un modo molto sottile che soltanto gli studenti internazionali della Bibbia, insieme con Russell, soltanto loro avevano capito questa visione di Daniele capitolo 4, che la dinastia iniziata con il re Davide sarebbe stata interrotta 2520 anni dopo il suo rovesciamento, e che questi anni di rovesciamento non ci sarebbe stato nessun re davidico sul trono. E questo fu capito soltanto per gli studenti della Bibbia, e che loro furono gli unici che chiamarono quel tempi come il tempo dei gentili, e che soltanto loro avevano capito, avevano ragionato che, essendo Gesù l'unico a sedersi in quel trono vacante dopo dei 2520 anni, e che questi anni accederono nel anno 1914. Il punto che io voglio criticare qui è il fatto che la società non dice tutta la verità, vuole prendere
tutta la gloria, come se Geova Dio avesse dato la verità, questa luce meravigliosa, per portare fuori della tenere la luce meravigliosa alla gente del mondo, con questa verità scoperta per il pastore Russell, con gli studenti della Bibbia, tutti insieme, che questo soltanto fu capito per loro. Ma ricordate che questo insegnamento si aveva capito quando ancora non si aveva creato la società Torre di Guardia. E questo fu capito presumibilmente, soltanto per il pastore Russell, nell'anno 1876, quando lui decide spiegare alle nazioni, alle persone che leggevano questa rivista della Chiesa Adventista del Secondo Avvenimento di George Storrs, volevano sapere riguardo ai tempi dei gentili, che questo presumibilmente è stato scoperto per il pastore Russell insieme con il suo gruppo di studenti internazionali della Bibbia, e che lui e il suo gruppo furono quelli scelti da Geova Dio con suo figlio Gesù Cristo per dare la verità al mondo, spiegando o dandogli questa verità come un cibo a tempo debito nel 1876. E lo curioso del caso è quando il pastore Russell pubblica questa comprensione in questa rivista The Bible Examiner, nessun testimone di Geova si chiedono che cosa è questa rivista, chi è l'autore, chi è la persona che dirige questa rivista, chi la edita, chi sono quelli che stanno dietro di questa rivista The Bible Examiner, dove il pastore Russell sta pubblicando questo articolo riguardo ai tempi dei gentili e quando finiranno. E nessuno di quelli testimoni di Geova che guardano questo video oggi non si chiedono che cosa è questa rivista The Bible Examiner, chi sta dietro di questa rivista, chi è il direttore di questa rivista. E molti non sanno che questa rivista fu dell'avventista millerista di Miller, di William Miller, di nome George Storrs. Questa rivista fu diretta di un avventista di nome George Storrs. Questo signore aveva lavorato insieme con William Miller. Erano tutti e due insieme nella chiesa avventista millerista. E Russell pubblica un articolo come la verità che oggi crede la società Torre di Guardia in una rivista della religione falsa della cristianità, e in una rivista avventista della religione falsa. E se la religione avventista è una religione falsa, io vi dico, Geova Dio non sapeva questo, che la religione avventista è una delle tante religioni che comprendono o che costituiscono le religioni false della cristianità, e Geova gli dà questa comprensione al pastore Russell, presumibilmente per cibare ai domestici e dare la verità della Bibbia, agli studenti della Bibbia, con questa comprensione che presumibilmente lui aveva capito da solo, e lo pubblica in una rivista avventista della religione falsa, una dottrina che ancora si crede nella società Torre di Guardia, è una dottrina avventista, che la società crede. E molti testimoni di Geova credono, con questo video, che fu il pastore Russell che aveva capito questa dottrina molto importante dei testimoni di Geova, questa dei tempi dei gentili, che avevano finito nel 1914. E molti non sanno che questa pubblicazione che si aveva fatto da parte del signor Russell nel 1876, questa comprensione che lui pubblica in questa rivista The Bible Examiner, lui l'aveva capito di altra persona, che se lo aveva insegnato a lui, perché fu altro avventista che aveva capito questo dei tempi dei gentili. Sapete chi fu la persona che le aveva insegnato a Russell questa dottrina? Fu il signor Nelson Barbour, che poteva essere suo padre perché era molto più vecchio da lui, e le aveva insegnato questa dottrina al giovane Russell, perché Nelson Barbour aveva capito questa dottrina prima di Russell, e questa comprensione l'aveva pubblicato il signor Nelson Barbour nella sua rivista che lui pubblicava, chiamata
El Heraldo del Mattino, così si chiamava la sua rivista adventista. The Midnight Cry, The Herald of the Morning. Quella è il titolo della sua rivista in inglese. El Heraldo del Mattino. Il signor Nelson Barbour pubblica per prima volta questa conoscenza, questa comprensione che lui aveva arrivato per il suo conto, che questi tempo dei gentili del 607, del 2520 anni, dei sette tempi di Daniele capitolo 4, che arriva l'anno 1914 come il tempo della fine dei tempi dei gentili, questo lo aveva capito Nelson Barbour prima. La società orgogliosamente dice che lo aveva capito il signor Russell e lo aveva pubblicato nella rivista del signor Storrs, altro adventista, molto orgogliosa, così lo dichiara che Russell, appena capito questo, aveva pubblicato questa comprensione, presumibilmente capita da lui solo, in questa rivista The Bible Examiner, che si vede nel DVD, The Bible Examiner, questa rivista adventista del 1876. Ma la società non dice in questo DVD che questa pubblicazione fu pubblicata nel mese di ottobre del 1876 in questa rivista The Bible Examiner del signor George Storrs. Nel mese di ottobre. Però non dice che nel mese di gennaio dello stesso anno, cioè nel gennaio del 1876, il signor Russell aveva ricevuto la rivista El Heraldo del Mattino del signor Nelson Barbour, che lui le aveva inviato al suo ufficio in Pittsburgh, Pennsylvania, con questa nuova comprensione dei tempi dei gentili. E il signor Nelson Barbour pubblica questa comprensione dei tempi dei gentili l'anno prima, da quando Russell aveva pubblicato per prima volta questo articolo nel 1876, il signor Nelson Barbour già lo aveva pubblicato nella sua rivista El Heraldo del Mattino, lo aveva pubblicato nel mese di settembre 1875, spiegando lo stesso che aveva pubblicato il signor Russell dopo. Quando il signor Nelson Barbour pubblica questo nella sua propria rivista El Heraldo del Mattino, questa comprensione dei tempi dei gentili, gli invia una copia al signor Russell per la sua considerazione, per sapere la sua opinione. E il signor Russell dice, le risponde a Nelson Barbour che è molto interessante questa dottrina e lui lo accetta come vera e accetta questo insegnamento di Nelson Barbour, però la società non lo dice nel DVD Fede in Azione perché vuole dargli credito di questo insegnamento a Russell e lasciarlo fuori a Nelson Barbour. E questo lo fanno, la società lo fa così a conoscenza, di proposito, per lasciare fuori all'avventista che aveva scoperto questa dottrina e lasciarla soltanto come una comprensione del signor Russell per fare crescere il prestigio, come se fosse Russell quel servo scelto da Gesù Cristo per dare la verità per prima volta ai domestici. E questa è l'intenzione di questo DVD, nascondere la verità della storia. Nelson Barbour pubblica questo nella sua rivista El Heraldo del Mattino nel mese di settembre, spiegando questa dottrina, e dopo di pubblicarlo se lo invia nel mese di gennaio al signor Russell per la sua considerazione, per sapere la sua opinione, e Russell risponde che è molto interessante e che lo accetta come un insegnamento vero, e lo incorpora e lo mette come una dottrina più di quelle che già aveva lui come chiare, e così questa dottrina avventista entra a formare parte della società Torre di Guardia quando Russell forma la società Torre di Guardia. Una dottrina che aveva rubato Russell del signor Barbour. Questa è una dottrina avventista, ma la società non lo dice in questo video, perché la società dice che la religione avventista è una religione falsa. Sì, è una religione falsa, però non dubita in prendere dottrine della religione avventista per metterla alla società Torre di Guardia. Questo non lo dice il DVD. Ora, per provare questo che sto dicendo, io vado a mostrare la rivista El Heraldo del Mattino del signor Nelson Barbour, con la data settembre 1875, per mostrare a tutti voi che questo è vero, che io non parlo menzogne. Questa dottrina è stata scoperta per il signor Nelson Barbour nel 1875 e lo pubblica nel mese di settembre. E dopo Russell lo accetta nel gennaio dell'anno seguente, lo accetta come vera nel gennaio,
e nel mese di ottobre dello stesso anno del 1876, cioè il seguente anno, il signor Pastor Russell decide pubblicare lo stesso nella rivista dell'altro avventista di nome George Storrs, nella sua rivista The Bible Examiner, e spiega lo stesso, uguale come lo aveva spiegato Nelson Barbour nel 1875 nella sua propria rivista L'Araldo del Mattino. Ma la società non dice nulla riguardo a questo, perché vuole rubare questa dottrina avventista come un scoprimento fatto dal pastore Russell insieme con i suoi studenti internazionali della Bibbia, per fare credere a tutti i cretini testimoni di Geova che Russell fu quella persona, l'unico che aveva capito questo dei tempi dei gentili, e che lui fu il servo illuminato scelto da Gesù Cristo per dare la verità e portare alla gente della tenebra alla luce. E per questo motivo che io dico che è necessario riflettere, riflettere vuol dire investigare, e mostrare più interesse di ciò che la società ci insegna. Dobbiamo prendere tutto con grande cautela, prendere tutto con molta cautela. E tutto ciò che la società ci dice, dobbiamo aspettare si passa la prova di odore. Passa la prova, e se no, non c'è un mal odore in questa dottrina che loro ci danno. Ora vado a mostrare a tutti voi le prove e fare un poco di storia di dove viene realmente questa dottrina dei tempi dei gentili, e vi mostrerò io vi mostrerò a tutti voi che questa dottrina viene di tanti anni prima da quando aveva nato il pastore Russell. Questa dottrina viene di molto tempo prima, e vado a dimostrare da quando viene questa dottrina dei tempi dei gentili, che non fu nessuna comprensione di Russell. Russell fu un povero uomo che aveva plagiato, copiato tutto dei suoi maestri avventisti. Lui aveva copiato tutto di ciò che le aveva insegnato gli avventisti a lui quando era giovane. E per questo motivo, quando Russell fonda la società Torre di Guardia, si porta con lui tutti gli insegnamenti degli avventisti e lo mette alla società Torre di Guardia come insegnamenti presumibilmente dato dallo stesso Gesù Cristo a tempo di Vito al signor Russell. Questa è una menzogna. Russell ha portato tutto ciò che aveva imparato dei avventisti quando era giovane, durante gli anni 1870 in poi. Questa è la verità, è tutto. La società Torre di Guardia è una società religiosa avventista, di cuore e di genealogia avventista. Russell fu un avventista, il padre della società Torre di Guardia fu un avventista che aveva apostatato dell'avventismo per formare la società Torre di Guardia, ma lui fu un avventista. Il nonno della società Torre di Guardia fu Nelson Barbour, un secondo avventista, il nonno della società Torre di Guardia. Il bisnono è William Miller, il fondatore della Chiesa Adventista. E questa è una realtà. La società Torre di Guardia porta nel suo cuore, batte il sentimento avventista, batte, perché il padre fu un avventista, cioè Russell, il nonno, anche un avventista, che fu Nelson Barbour, e il bisnono, William Miller, il fondatore della Chiesa Adventista. E questa è una realtà. E soltanto Russell lo che aveva fatto all'abbandonare la Chiesa Seconda Adventista è portare tutta la conoscenza che lui aveva in mente ricevuta dei avventisti, e l'ha portato alla società Torre di Guardia. E questa è una realtà. Ora io vado a finire questo, non voglio andare più perché se no perdo molto tempo, e vado a mostrare a tutti a voi i documenti che mostrano che questa dottrina dei tempi gentili viene di tanti anni fa, prima da Russell. Vedete questo che vado a mostrare a tutti voi seguito. Cari amici testimoni di Geova, come abbiamo parlato prima, mostrando questa porzione del DVD Fede in Azione 2010, la società spiega che il pastore Russell con gli studenti della Bibbia avevano capito riguardo ai tempi dei gentili, che erano quegli anni del 2520 anni di rovesciamento, che Gerusalemme sarebbe calpestata delle nazioni, di accordo alla profezia data da Gesù Cristo, registrato in Luca 21 verso 24, il pastore Russell aveva pubblicato per prima volta la sua comprensione
di questa visione di Daniele capitolo 4 verso 33, che parla dei sette tempi, e lo pubblica in questa rivista che voi potete vedere qui, cari amici testimoni di Geova, dal titolo, si titola The Bible Examiner. Come voi avete visto nel video della società Torre di Guardia, la società afferma che il pastore Russell nel 1876 scrisse un articolo in questa rivista che voi potete vedere qui, che si chiama The Bible Examiner, che significa il esaminatore della Bibbia, intitolato I tempi dei gentili, quando finiranno? Quando finiranno? Per Charles T. Russell, come voi potete leggere qui. E questo fu pubblicato nel mese di ottobre del 1876, di accordo a come dice il DVD Fede Nazione, questo è l'anno corretto, effettivamente fu nel 1876, ma ricordate che questa data, la società Torre di Guardia, in questo anno del 1876, ancora la società Torre di Guardia non esisteva. La società Torre di Guardia non era ancora stata fondata nel 1876, e neanche il pastore Russell pensava fondare la società Torre di Guardia. E quando lui scrisse questa comprensione nel 1876, lui formava parte della Chiesa Avventista del Secondo Avvenimento insieme con Nelson Barbour e il signor George Storrs, due avventisti del Secondo Avvenimento, presumibilmente una delle false religioni del cristianesimo. Ciascuno di questi signori avventisti con le proprie riviste religiose. Il signor Nelson Barbour aveva la sua propria rivista, che è stata intitolata L'Eraldo del Mattino, e il signor George Storrs aveva la sua propria rivista avventista intitolata The Bible Examiner, dove il pastore Russell pubblicò il suo articolo nel 1876 riguardo al tempo dei gentili, riguardo ai tempi dei gentili. E qui possiamo vedere questo articolo nel suo monitor, voi potete vederlo qui, e qui lui spiega questa comprensione di Daniele 4:23, che io vado a tradurre per tutti voi, cari amici testimoni di Geova. Sta in inglese, logicamente. Il pastore Russell comincia a spiegare questa comprensione dei tempi dei gentili come se fosse la prima volta che si aveva capito questo, grazie alla ispirazione del pastore Russell insieme con i suoi studenti della Bibbia, che loro avevano capito questo grazie all'aiuto dello Spirito Santo di Geova Dio, che aveva scelto il pastore Russell per capire questo, e lui, il pastore Russell, lo pubblica in questa rivista avventista del Secondo Avvenimento, diritta per il signor George Storrs, lo pubblica in una rivista avventista. Ricordate che la società Torre di Guardia in quell'anno, del 1876, non esisteva ancora, e neanche si pensava fondare la società Torre di Guardia. E quando il pastore Russell riceve presumibilmente di Geova Dio come una luce a tempo debito per portare fuori della tenebre alla luce ai domestici, Russell lo riceve da Geova Dio come un membro della Chiesa Secondo Avventista, ricordate questo, non come un studente internazionale della Bibbia o come leader della Torre di Guardia, invece lo riceve come un avventista del Secondo Avvenimento. E questa costituisce una dottrina molto, molto importante dentro la società Torre di Guardia dopo, dal 1879 in poi, quando il pastore Russell decide di lasciare la Chiesa Secondo Avventista e formare il suo proprio gruppo, sua propria rivista nel 1879, e dopo fondare la società Torre di Guardia. E così questa dottrina,
che lui aveva pubblicato come avventista, ricordate questo, come avventista del secondo avvenimento in questa rivista The Bible Examiner di George Storrs. Quando lascia la chiesa secondo avventista, si porta con lui questo insegnamento che presumibilmente lo aveva ricevuto lui e gli studenti della Bibbia da parte di Giova Dio, dentro della religione vera, tra virgolette, dentro della religione vera avventista, tra virgolette, e Giova gli dà agli avventisti questa comprensione, cioè al pastore Russell, perché lui era un avventista in quel momento, nel 1876, e quando dopo decide lasciare la, o appostatare della chiesa seconda avventista e andare da solo, per conto proprio, si porta con lui questo insegnamento che lo aveva dato o lo aveva pubblicato come un avventista. Ricordate questo punto, quando la società menziona nel DVD Fede in Azione che Russell pubblica questa comprensione dei tempi dei gentili in questa rivista di George Storrs, The Bible Examiner, lo fa come un avventista, e questo voi dovete ricordare molto bene. E dice come segue, cari amici, riguardo ai tempi dei gentili, e dà la sua spiegazione. Leggiamo insieme. Daniele, capitolo 4, verso 23. È prefigurata dalla degradazione personale per 7 anni di Nabucodonosor, il rappresentante, fino a quando arriva il momento in cui essi devono riconoscere e dare onore all'Altissimo, il cui regno è un regno eterno. Daniele 4, versetto 34. Tutti i confini della terra devono ricordare e girare al Signore quando Egli è il governatore tra le nazioni. La prossima domanda, naturalmente, è: quanto tempo sono 7 tempi? Ma Dio nella sua parola ci arreda alcun indizio da cui partire per determinare la lunghezza di quel periodo? Sì, in Rivelazione si impara che 3,5 tempi sono 42 mesi e 1260 giorni profetici. Anni letterali sono la stessa cosa che ha per anni è stato così accettato dalla Chiesa ed è stato così soddisfatto. Se 3,5 volte sono 1260 anni, 7 volte sarebbe il doppio, cioè 2520 anni. All'inizio della nostra era cristiana, 606 anni di questo tempo era passato, 70 anni in cattività e 536 da Ciro a Cristo, che detratto dal 2520 avrebbe mostrato che i 7 tempi finiranno nel 1914 dopo Cristo, quando Gerusalemme dovrà essere consegnato per sempre, e l'ebreo dire del liberatore: ecco, questo è il nostro Signore che noi abbiamo aspettato per Lui, e Lui ci salverà. Quando i giorni dei gentili saranno stati tratteggiata per pezzi, in cui Dio ha riversato la sua furia contro la nazione e li riconosceranno come il re dei re e signore dei signori. E così finisce il pastore Russell a spiegare questo assunto di Daniele capitolo 4 verso 34, spiegando ciò dei 7 tempi de 2520 anni, che comincia nel 606 e finiranno nel 1914 dopo Cristo. E questo lo fa conoscere per prima volta lui per prima volta in questa rivista avventista del secondo avvenimento del signor George Storrs. Ma come abbiamo spiegato prima, questo insegnamento che la società Torre di Guardia vuole fare pensare o credere ai testimoni di Geova e al pubblico che vedono questo video della società, c'è qui una cosa che la società non dice, e questa cosa è il fatto che il pastore Russell non fu il primo in
scoprire questo insegnamento, ma invece fu altra persona che aveva scoperto questa dottrina, questo calcolo dei tempi, e invece Russell aveva imparato da altro maestro avventista di nome Nelson Barrow, che l'aveva insegnato a lui questa dottrina pochi mesi prima, quando il signor Nelson Barbour invia una copia della sua rivista El Heraldo del Mattino di data settembre del 1875, cioè l'anno prima della pubblicazione che fece il pastore Russell, spiegando questo assunto dei tempi dei gentili che lui aveva messo o chiamato come i tempi dei gentili, questo 2520 anni, che fu lui che aveva chiamato a questi 2520 anni come i tempi dei gentili. Fu Nelson Barbour che aveva chiamato a questo periodo di anni come dei tempi dei gentili, a questi 2520 anni, e non fu il pastore Russell con gli studenti internazionali della Bibbia. La società menziona e dice in questo DVD che gli studenti internazionali della Bibbia chiamarono a questi 2520 anni come i tempi dei gentili. Io vado a dimostrare che questa è una menzogna, che questi 2520 anni lo chiamò come tempi dei gentili il signor Nelson Barbour l'anno prima, nel mese di settembre del 1875, quando pubblica questa spiegazione dei tempi dei gentili nella sua rivista El Heraldo del Mattino, nel mese di settembre, lo spiega lì prima lui, e dopo si lo presenta nel mese di gennaio del seguente anno, se lo invia al signor Russell per la sua considerazione, per insegnarselo a lui, e Russell lo accetta come un insegnamento vero, e dopo, nel mese di ottobre di quell'anno del 1876, cioè il seguente anno, decide fare la sua propria pubblicazione nell'altra rivista avventista del secondo avvenimento del signore George Storrs, The Bible Examiner, spiegando lo stesso che già aveva spiegato il signor Nelson Barbour l'anno scorso, l'anno prima del 1876. E per provare questo vado ora a mostrare a tutti voi la rivista L'Araldo del Mattino del signor Nelson Barbour di data settembre, e così settembre del 1875, e possiamo provare che fu lui che aveva capito questo e che fu lui che aveva chiamato a questi 2520 anni come i tempi dei gentili, e non fu gli studenti internazionali della Bibbia, come dice questo DVD di porcata, falso, menzognero, Fede in Azione 2010 della società Torre di Menzogna, o Torre di Guardia, la Torre della Menzogna, che è la società Torre di Guardia, che dice cose che non sono veri. E questo mi fa arrabbiare a me. E vado a dimostrare a tutti voi con le prove in video di ciò che sto dicendo, che fu Nelson Barbour che aveva scoperto questa dottrina, e lui lo aveva chiamato come i tempi dei gentili. Fu lui e non gli studenti internazionali della Bibbia, come dice questo DVD bugiardo. Vediamo seguito la rivista di signor Nelson Barbour di data settembre 1875 per provare ciò che sto dicendo. Qui possiamo vedere, cari amici testimoni di Geova, L'Araldo del Mattino di data settembre 1875. Questa è la rivista del signore Nelson Barbour che lui pubblicava come avventista del secondo avvenimento. Editore, possiamo vederlo qui. Qui si può vedere l'editore principale di Rochester, New York, il signor Nelson Barbour. Con l'aiuto dei editori, signori John Patton e il signor Cogwell, che possiamo leggere qui.
Editore principale Nelson Barbour. Come ho detto, la società ci dice nel DVD Fede Nazione 2010 che furono Russell insieme con i suoi studenti internazionali della Bibbia che capirono questo dei 2520 anni, questo grande periodo di rovesciamento di Gerusalemme, e che furono loro che chiamarono questi 2520 anni come i tempi dei gentili, e che Russell lo pubblicò nella rivista The Bible Examiner nel 1876 per spiegare questo assunto che loro chiamarono come i tempi dei gentili. Ma invece vediamo che l'anno prima di questa pubblicazione che Russell fece in questa rivista The Bible Examiner, vediamo con questa prova che mostro qui a tutti voi, che fu nel settembre del 1875 quando il signor Nelson Barbour aveva capito questo prima da Russell, e lo possiamo vedere qui che lui lo chiama come i tempi dei gentili questi 2520 anni, e fu lui che aveva capito questa dottrina dei tempi dei gentili e non fu Russell. Vediamo le prove qui sotto, cercheremo ciò che egli disse e scrisse in questa la sua rivista L'Araldo del Vaticano, e qui lo possiamo vedere, centreremo un po' questo qui, e dice così in questa rivista dell'Araldo del Mattino, scritto per il signor avventista Nelson Barbour, come segue: io credo quello pensiero che la dispensazione del Vangelo si concluderà nel 1878, gli ebrei non saranno restaurati in Palestina fino al 1881, e che i tempi, ascoltate questo, e che i tempi dei gentili, vale a dire loro profetico sette tempi di 2520 anni o due volte 1260 anni, che ha avuto inizio in cui Dio ha dato a tutti nelle mani di Nabucodonosor 606 prima Cristo, non finiscono fino all'anno del 1914 dopo Cristo, oppure 40 anni di questo. Come abbiamo capito, cari amici testimoni di Geova, mostrando questa prova indubitabile che fu il signor Nelson Barbour, questo signor avventista del secondo avvenimento, che l'anno prima della pubblicazione che fece il pastore Russell per spiegare i tempi dei gentili, fu giustamente il signor Nelson Barbour che aveva capito questo concetto dei 2520 anni, e che fu lui che aveva chiamato questo periodo di tempo di rovesciamento come i tempi dei gentili. Lo abbiamo letto qui, e si legge così, lo possiamo vedere qui in giallo, e lui fu che lo chiamò come i tempi dei gentili, e non fu il pastore Russell insieme con gli studenti internazionali della Bibbia. Questa è una menzogna del DVD della società Torre di Guardia Fede in Nazione, che dice chiaramente, lo abbiamo ascoltato benissimo al narratore di questo DVD Fede in Nazione, dicendo che furono Russell insieme con gli studenti della Bibbia che loro chiamarono a questo periodo di 2520 anni come i tempi dei gentili, e questa è una grande, enorme menzogna da parte della società Torre di Guardia, che vuole fare credere a tutte le persone che guardano questo video bugiardo che fu Russell, il teologo illuminato scelto da Gesù Cristo per scoprire la verità biblica insieme con gli studenti internazionali della Bibbia. E qui vediamo che tutta una menzogna, questa organizzazione menzognera bugiarda nasconde la storia dietro di questa organizzazione, la storia dietro del pastore Russell,
che fu lui che aveva plagiato e aveva copiato le dottrine degli avventisti del secondo avvenimento e ha portato le dottrine che lui aveva imparato di loro alla società Torre di Guardia. E la società Torre di Guardia di oggi pretende fare credere ai testimoni di Geova che guardano questo video che Russell fu quell'uomo illuminato scelto da Gesù Cristo, o forse per Geova Dio, per scoprire la verità dentro della Bibbia, per portare alla gente del mondo della tenebre alla luce meravigliosa. Questa radiazione è bugiarda, menzognera, cari amici testimoni di Geova. Io non parlo per parlare, io parlo con le prove, l'ho mostrato qui a tutti voi. Questa è la rivista che aveva pubblicato l'anno prima, nel 1875, il signor Nelson Barrow, per dare a conoscere al signor Russell questa dottrina dei tempi dei gentili che lui aveva capito da solo e se lo aveva insegnato al giovane Russell. Nel gennaio del 1876, il seguente anno, al cominciare l'anno, e dopo Russell lo pubblica nel mese di ottobre del 1876 nella rivista avventista del signor George Storrs. Per la società non dice che questa conoscenza o questa comprensione dei tempi dei gentili non veniva di Charles Russell, ma invece veniva della comprensione che aveva arrivato il signor Nelson Barbour, però questo non lo dice la società Torre di Guardia perché non ne conviene dare il credito di questa dottrina avventista totalmente al creatore di questa comprensione o al suo scopritore che fu il signor Nelson Barbour, ma la società non lo dice perché non ne conviene dare credito a un avventista del secondo avvenimento di una dottrina che oggi si insegna nella società Torre di Guardia come una dottrina vera, data da Gesù Cristo a tempo debito al signor Russell. E non dice che questa è una dottrina totalmente avventista del secondo avvenimento, è scoperta per il signor Nelson Barbour, e che se lo aveva insegnato e trasferito al signor Russell nel 1876, ma non lo dice. Questo DVD è bugiardo, perché pretende fare credere a tutti i testimoni di Geova e al pubblico generale, che guardano questo video bugiardo, che fu Russell e i suoi studenti internazionali della Bibbia che scoprirono questo intendimento, questa comprensione dei tempi dei gentili e che furono loro che chiamarono a questi 2520 anni come i tempi dei gentili, ma invece ho provato che la persona che aveva capito e aveva chiamato questi 2520 anni come i tempi dei gentili fu il signor Nelson Barbour. Ora vi mostrerò a tutti voi che questa idea di Daniele capitolo 4 veniva ancora più indietro da Nelson Barbour. Questa comprensione di Daniele capitolo 4 del 2520 anni, del 607 e 1914, questa formula matematica veniva da tanti anni prima da Nelson Barbour e vado a dimostrare che questo viene del tempo del fondatore della chiesa avventista, il signor William Miller. E lui anche spiega questo calcolo dei 2520 anni per arrivare alla sua falsa data della fine del mondo per l'anno 1843, quando lui la fissò usando questo stesso calcolo matematico dei 2520 anni di Daniele capitolo 4. E lui stesso lo aveva usato prima da Nelson Barbour, però non lo chiamò come i tempi dei gentili, ma usò questa stessa formula. Io vado a provare a tutti voi ciò che aveva insegnato l'avventista William Miller ai suoi seguaci, annunciando la fine del mondo per l'anno del 1843. Io non parlo menzogne, mi piace mostrare le prove. Ora vediamo seguito questa pubblicazione del signor William Miller, nel 1842, 10 anni prima della nascita del pastore Charles Taze Russell. Vediamo questa rivista. Ora, cari amici, torneremo indietro, 34 anni prima da quando il pastore Russell aveva pubblicato la sua comprensione dei tempi dei gentili nella rivista The Bible Examiner del signore George Storrs. Andaremo più indietro
nell'anno 1842, quando il signor William Miller profetizzò la fine del mondo per l'anno 1843. E lui scrisse questo libro intitolato Un discorso, una conferenza sul tipici sabati e grande giubileo. Scritto nel 1842, e possiamo vedere il suo nome ben chiaramente qui, by William Miller. Questo signor fu il fondatore della chiesa avventista millerista, molto famoso questo uomo, è il capo della chiesa avventista. E nel 1842, un anno prima della data della fine del mondo, per 1843, lui scrisse un articolo riguardo al testo di Daniele, capitolo 4, che possiamo trovarlo qui. Ricordate che stiamo parlando di anni prima, quando non era ancora nato il pastore Charles Russell. Ricordate che il pastore Russell è nato nel 1852 e questo libro fu pubblicato 10 anni prima della sua nascita. E vediamo che dice il signor William Miller riguardo a questo che dopo si aveva conosciuto come i tempi dei gentili. Ma il signor Miller non conosceva questo, con questo nome dei tempi dei gentili. Questo soltanto si aveva capito per parte del signor Nelson Barber, però in quel tempo, nel tempo di William Miller, non si conosceva questo dei 2520 anni come quel periodo dei tempi dei gentili. Non si pensava che era i tempi dei gentili e non si chiamò così. Il signor Miller non lo chiamò così come i tempi dei gentili. E andiamo a leggere cosa dice lui riguardo a Daniele 4. E qui lo abbiamo, nella pagina 21. E recita come segue: ma il completamento della sua schiavitù ai regni della terra è riservato per un altro periodo, iniziandosi nel 677 prima Cristo, 7 anni profetici o 2520 anni comuni, sarebbe finito in 1843 d.C. Pertanto, a partire dalla prigionia di Manassè e la fine e la finale dispersione delle 10 tribù di Israele, dove Dio ha fissato il tempo per la dispersione del popolo di Dio, cioè la dispersione del popolo santo, fino all'anno 1843, quando sarà la fine dei 7 anni. E così, con questa formula matematica, William Miller profetizza la fine del mondo per l'anno 1843, che sarebbe l'anno che finirebbe di 7 anni. E così abbiamo visto qui, cari amici testimoni di Geova, che già il signore William Miller usava questa formula degli 2520 anni, che invece di cominciare nel 607, lui prende l'anno 677, quando il re Manassè fu preso prigioniero a Babilonia, in Babilonia, Manassè. Non prende l'anno 607 del regno di Sedechia, ma invece prende quella di Manassè, che presumibilmente aveva stato messo in cattiverio nel 677 a Evi, e questo restando dell'anno 2520 si arriva all'anno del 1843. Questa è la stessa formula, però non si chiama come i tempi dei gentili. Invece di usare il 607, Miller usò il 677 a Evi, perché in quell'anno il re Manassè fu portato in cautiverio a Babilonia, e non usa la data di Sedechia. E questa è la grande differenza, una differenza di 70 anni, per cui non si può arrivare all'anno 1914 come lo fanno i testimoni di Geova. E questo è per riflettere che questa formula del 607 e
2520 anni, che si arriva all'anno 1914, questa formula già si aveva capito tanti anni prima, prima da quando aveva nato, prima di nascere il pastore Russell. E abbiamo visto che questa è, questo è un libro che sono, questo libro è stato pubblicato, era stato pubblicato per il signor William Miller, qui lo possiamo vedere molto bene, nel 1842, cioè 10 anni prima della nascita del pastore Russell. E questa è una prova che questa teoria dei 2520 anni, del 607 e del 1914, e questa formula già si aveva capito prima di nascere il pastore Russell, e questa è la prova, e questa è la prova indubitabile di questa comprensione, mai aveva uscito degli studenti internazionali della Bibbia, ma invece era un assunto che aveva, era una dottrina che Russell aveva imparato dai suoi maestri avventisti, della chiesa avventista millerista. Questo insegnamento del 2520 anni è un insegnamento della chiesa avventista, senza dubbio, che è entrato alla società Torre di Guardia da parte del pastore Russell quando lui fondò la società Torre di Guardia e si aveva portato con lui questo insegnamento di Miller, che il signor Nelson Barbour si aveva rubato, possiamo dirlo di modo, del suo maestro William Miller, l'aveva portato per la sua chiesa secondo avventista e dopo Russell lo aveva portato per la società Torre di Guardia. E questa è una dottrina che viene dell'avventismo di Miller, di William Miller, questa conoscenza degli 2520 anni, eccetera, eccetera. E lo abbiamo visto perfettamente qui. E questo l'abbiamo dimostrato senza dubbio, cari amici testimoni di Geova. Queste sono le prove. Di cui l'abbiamo visto chiaramente. Ora per concludere, vediamo se questa dottrina menzionata in Daniele capitolo 4 dei sette tempi del 2520 anni è stata una scoperta di William Miller, o forse qualcun altro che ha vissuto prima di lui. Forse voi troverete una grande sorpresa che questo insegnamento dei sette tempi del 2520 anni non è stato scoperto da William Miller, ma invece di altro uomo, un inglese, di nome John Aquila Brown, e lui nel 1823, cioè 20 anni prima da quando aveva scritto il signor Miller questo articolo che abbiamo letto, 20 anni prima questo signore inglese di nome John Aquila Brown scrisse un libro intitolato Eventide, l'alba in italiano, Eventide, l'alba. In questo libro lui scrisse riguardo a questo assunto dei 2520 anni, dei sette tempi menzionato nel libro di Daniele capitolo 4. Vediamo cosa dice lui in questo libro intitolato Eventide, scritto per John Aquila Brown. Cari amici testimoni di Geova, qui voi potete vedere il libro intitolato The Eventide. In questo libro scritto, come si può vedere qui, per questo signore di Inghilterra, il signor John Aquila Brown, abbiamo visto il nome qui sopra, John Aquila Brown, e guardate la data, è 1823, come si può vedere bene. E lui spiega giustamente ciò dell'anno 1917, che sarebbe il tempo quando i quattro imperi tirannici sarebbero distrutti nel 1917. Vediamo ciò che egli dice in questo libro, che si trova in questo capitolo
intitolato 2520 anni di durazione dei quattro imperi tirannici dal 604 e che finirebbero nel 1917. E qui lui spiega questo concetto dei 2520 anni e qui sotto lui conclude come segue: fino dal risorgimento delle quattro monarchie, cominciando nel 604 prima Cristo, alla sua finale dissoluzione, a breve un periodo grande di anni, un periodo grande di settimane, di anni, o 200, o 2520 anni, che terminerebbero nel gennaio prima del 1917. E lui fece questa formula matematica mettendo il comincio del 604 e restandoli 2520 anni, d'accordo a Daniele capitolo 4, arriva all'anno 1917, che sarebbe il termine di queste quattro monarchie che regnerebbe fino da 604 e finirebbe nel gennaio primo del 1917. Cari amici, testimoni di Giove pubblico in generale, come abbiamo visto nel trascorso di questo video molto interessante, i calcoli originali erano per lo più basati su date da John Aquila Brown, che nel 1823 pubblicò il libro The Eventide, in cui sosteneva che gli sette tempi di Daniele 4 sono stati un periodo di 2520 anni che va dall'inizio del regno di Nabucodonosor nel 604, nel 604 prima Cristo o AEV, al 1917 dopo Cristo. Mentre John Aquila Brown mai aveva equiparato i 2520 anni con i tempi dei gentili, come l'aveva fatto dopo il signor Nelson Barbour, altri scrittori presto lo farebbero. E lo abbiamo visto con il signor Nelson Barbour e il signor Charles Russell. Finalmente Nelson Barbour raccolse la torcia e gli dà il tocco finale a questa dottrina su quello che è diventato i tempi dei gentili e che Charles T. Russell, il fondatore della società Torre di Guardia dei Testimoni di Geova, introduce alla futura società Torre di Guardia come una dottrina della società Torre di Guardia, una dottrina totalmente avventista. Barbour ha pubblicato il suo calcolo finale dei tempi dei gentili, lo abbiamo visto in quel numero di settembre del 1875, come ho mostrato a tutti voi, nel suo giornale mensile Il Araldo del Vaticano, cominciando a calcolare dal 606 AEV e terminando nel 1914 d.C. A gennaio del 1876, Russell legge l'articolo pubblicato da Barbour riguardo ai tempi dei gentili e si collega con lui, e apparentemente Russell accetta tutti i calcoli dei tempi di Barbour e si mette e diventa un coeditore del giornale di Barbour e si aggiunge a lui come avventista del secondo avvenimento. Questi calcoli includevano uno che affermava che la seconda presenza invisibile di Gesù Cristo è iniziato nel 1874 e che il giorno del Signore comincerebbe nel 1874 in poi. Poco dopo, Russell ha pubblicato un calcolo simile nel mese di ottobre 1876 in una pubblicazione chiamata The Bible Examiner, che già lo abbiamo visto al comincio di questo video. Questo documento, che è stato pubblicato da George Storrs, un secondo avventista come Nelson Barbour, che era un fortissimo influente maestro dottrinario di Russell, ed era stato uno dei principali leader del movimento di William Miller prima di lasciarlo. Storrs era un membro attivo del movimento relativo agli avventisti quando Russell cominciò a pubblicare.
Nella rivista The Bible Examiner, come abbiamo visto, Russell aveva detto, in queste pagine che abbiamo letto, nelle pagine 27 e 28, che riguardano la sua convinzione che i tempi dei gentili sono stati un periodo di 2500 anni. All'inizio della nostra era cristiana, 606 anni di questo tempo era passato, 70 anni in cattività e 536 da Ciro a Cristo, che detratto dal 2520 anni avrebbe mostrato che i sette tempi finiranno nel 1914. Aspetto che gli amici testimoni di Geova che questo video sia stato molto interessante per tutti voi per capire la verità di tutto ciò indietro di questa dottrina dei tempi dei gentili e di dove viene questa dottrina e che e chi furono quelli che lo avevano capito prima, e per sapere che in realtà questa è una dottrina totalmente avventista che il pastore Russell aveva plagiato e l'aveva portato alla società Torre di Guardia quando lui lascia la chiesa a secondo avventista per formare la società Torre di Guardia. In realtà, cari amici testimoni di Geova, la società Torre di Guardia è una setta avventista, una setta seconda avventista di alma e cuore e di spirito, perché il nonno di questa organizzazione, perché il padre di questa organizzazione fu un secondo avventista di nome Charles J. Russell, il nonno era il signor Nelson Barbour, fondatore della chiesa secondo avventista, e il bisnonno era il fondatore della chiesa adventista millerista di nome William Miller. E questa è la realtà. La società Torre di Guardia è un'organizzazione che corre nella sua sangue, una sangue avventista totalmente, con una genealogia avventista, secondo avventista, millerista anche, e lo portano nella loro sangue, la porta nella sua sangue. La società Torre di Guardia è un'organizzazione di alma e cuore avventista e anche corrono nella sua sangue questa sentimento e pensiero dottrinario della Chiesa Secondo Avventista. Grazie amici testimoni di Geova per ascoltarmi. Sempre consiglio a tutti voi riflettere di tutto ciò che la società vi insegna attraverso della sua letteratura. È necessario riflettere molto riguardo a loro insegnamenti. Grazie amici, buonanotte. Grazie amici. Buonanotte, arrivederci, a presto.